redijo.it e la storia continua. L'antica piazza del mercato di Varese. Ma lasciamo le capricciose vicende raccontate precedentemente dell'irrequieta Monella e ritorniamo a parlare del Sempioncino, che dopo alcuni anni di intensa attività, essendo decaduta come sala da ballo, prima della costruzione del Cinema Teatro Impere, venne trasformata in cinematografo, con il pomposo nome di Cinema Italia. Ma la sua esistenza fu di breve durata e ben presto dovette chiudere i battenti, poiché sul piano economico fu un vero disastro. Riprendiamo la nostra storia alla metà degli anni 30, quando la piazza del mercato fu arricchita dal monumento dedicato ai caduti in guerra. Trasferito dalla piazza 20 settembre, ritenuta troppo ristretta per la mole dell'opera, creata dal grande scultore Enrico Butti di Vigiù, già famoso autore del Guerriero di Legnano, era una statua tanto bella da sembrare vivente, che ancora oggi splende nel sole nella piazza di Legnano. Il monumento varesino aveva subito alcune critiche per il suo complicato simbolismo, ma Enrico Butti, con assoluta e ferma convinzione, lo considerava il suo capolavoro che esaltava l'eroismo del soldato caduto al servizio della patria. E nella piazza del mercato l'imponente opera monumentale mise in mostra con maggiore evidenza l'equilibrio tra spirito e materia, come disse Michelangelo, e la mano che obbedisce all'intelletto e che sa trasfondere nel poderoso cavallo scattante e nitrente la fierezza del suo destino guerresco. E nel milite che ha vinto e si riposa. La bontà e la forza dell'umile entrato nella storia col fragore e col sangue. E di fronte a quel monumento, come in tutte le città italiane, anche la popolazione varesina nel tardo pomeriggio del giorno 10 giugno 1940 si radunò compatta nella gremitissima piazza del mercato per ascoltare il Duce, che dal balcone di Palazzo Venezia annunciò l'intervento in guerra delle forze armate italiane al fianco della Germania. Interminabili applausi e sfolgorio di bandiere salutarono le parole di Mussolini, quando concluse il suo discorso con la parola d'ordine vincere. La sanguinosa guerra, lunga e disastrosa, ci portò lontani da Varese e quando siamo ritornati alla fine del mese di febbraio del 1946 con il treno delle Ferrovie dello Stato, dopo un viaggio di 11.000 chilometri, abbiamo attraversato a piedi la piazza del mercato, vuota e malinconica, per raggiungere la nostra abitazione di Bosto. Con una sacca alle spalle, la giubba, e i pantaloni di marca americana, segnati da un vistoso POV, cioè prigioniero di guerra, passando sulla piattaforma del monumento, tutto ci sembrò falso, comprese le bandiere e gli applausi che avevano osannato il discorso del Duce in quel lontano 1940. Poi venne la Repubblica. E come la piazza Esedra in Roma, anche l'antica piazza varesina del mercato mutò la sua denominazione. La fiera, con la nuova sigla di Luna Park, fu trasferita in altro spazio della città, lasciando la monumentale di Enrico Butti in desolata solitudine, simbolo dell'opera dell'Italia Unita o della Padania? Redijo.it e la storia continua.